Sono 19 le persone morte nell'incidente avvenuto a un piccolo aereo da turismo in Nepal. Il bimotore Dornier della compagnia privata Sita Air si è schiantato prendendo fuoco pochi minuti dopo il decollo da Kathmandu. Morti tutti i 16 passeggeri a bordo e i 3 membri dell'equipaggio, 7 i cittadini britannici, 5 quelli cinesi e 7 quelli nepalesi. L'aereo era diretto a Lukla, importante destinazione per il trekking nell'Everest. Le cause dell'incidente non sono chiare, al momento dello schianto il tempo era buono. Secondo le autorità locali, i piloti avrebbero cercato di atterrare nell'argine di un fiume, forse per un problema tecnico a bordo. Gli incidenti a piccoli aerei di questo tipo non sono rari in Nepal, ora in piena stagione turistica. A maggio erano morte 15 persone.